Buonasera ai telespettatori di Rete Veneta e di TG Treviso, a voi tutti una buona domenica. Ripercorriamo insieme questa sera i temi e gli episodi, i fatti di cronaca che hanno caratterizzato questa settimana. Se la valutazione si fermasse, la sola giornata di oggi sarebbe impietosa, ma lo ha detto lo stesso assessore regionale Chisso. Bisogna attendere 2 settimane per far rodare i nuovi orari cadenzati. Un guasto sulla linea ferrata tra Padova e Venezia, con ripercussioni ovunque, cancellazione di convogli, treni in ritardo e niente bus sostitutivi. Non capisco infatti perché hanno dovuto fare queste cose, ma ripeto, l'Italia per come sta andando... Purtroppo è così. È complicare la vita alle persone e basta, senza un ragionamento valido di base fatto concretamente con dei dati. Fatto sta che da ieri sera è in vigore il nuovo tabellone di partenza e arrivi. Parole d'ordine, regolarità e ricorsività dei servizi. Insomma, la partenza da una determinata stazione per la solita destinazione ha da oggi un orario definito, sempre quello e facile da riconoscere. Ma ogni rivoluzione ha i suoi oppositori. Da quanto dicono comunque siano meno frequenti, specialmente negli orari notturni. Le corse quotidiane nei giorni feriali passeranno dalle 600 attuali a circa 800, qualcuno soddisfatto c'è. Per il mattino posso dire che almeno questa tratta adesso viene servita meglio, proprio i pendolari, quelli del primo mattino sono un po' più tranquilli adesso perché hanno più possibilità. Ma già c'è chi lamenta la cancellazione di treni soprattutto serali, tra le 22 e le 6 del mattino. È stato un lunedì nero perché alla rivoluzione degli orari dei treni, come voluto da Trenitalia e Regione, si è aggiunto lo sciopero dei bus per 4 ore nel pomeriggio. Il governatore Luca Zaia puntuale alle fiere di Santa Lucia per portare quest'anno la solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici dell'Electrolux presenti con un gazebo. Noi siamo a fianco a tutti quei veneti, quei trevigiani come in questo caso che rischiano di perdere il lavoro. In particolar modo questa partita che è quella di Electrolux risulta essere in questo momento anche scandalosa. È da più di un mese che stiamo attendendo una convocazione di un tavolo nazionale. Abbiamo chiesto come governatori del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, della Lombardia e dell'Emilia Romagna una convocazione di un tavolo nazionale da parte del primo ministro Letta. A tutt'oggi nessuna risposta. Noi lo aspettavamo perché aveva già preannunciato la sua visita. La cosa che ha fatto piacere è venuto in forma casual, quindi vuol dire che è dei nostri. Accanto all'Electrolux lo spazio concesso dal sindaco Riccardo Schumski al movimento 9 dicembre, fronte della protesta dei forconi che si spacca in vista della manifestazione di mercoledì a Roma, il Nord non ci sarà. Io condivido l'idea che a Roma si va solo a fare annacquare la protesta. A Roma sono abituati a vedere una protesta al giorno, no? Significa fare una sfilata, magari imbarcare su anche qualcuno che spaga tutto, fa casino e porti a casa solo pessimi risultati. E vi sentite compresi nella vostra protesta? Sì, perché la protesta nostra è anche la protesta del governatore. Per quanto riguarda le manifestazioni di Roma è troppo presto per parlarne, bisogna rimandare un po', perché bisogna fare una preparazione, non si può partire allo sbaraglio. Zaia che ribadisce la determinazione della Lega ad abbandonare la moneta unica. L'uscita dall'euro è un nostro obiettivo, è quello di mettere in discussione una partita che non funziona, che ha affamato i nostri cittadini, è quello comunque di dire che l'indipendenza non la chiediamo solo da Roma, ma la chiediamo anche da Bruxelles. È proprio il connubio tra l'esercito e la famiglia. Le forze armate viste attraverso gli occhi dei figli dei militari in servizio. Calenda Esercito 2014, realizzato con i disegni di 12 bambini, racconta la vita e gli affetti di chi per lunghi mesi resta lontano dalla famiglia per servire il proprio paese e garantire la sicurezza nelle zone a rischio. Un rapporto, quello con i familiari, che a migliaia di chilometri di distanza diventa ancora più profondo. È la base su cui si fonda tutto il valore, l'etica di ogni militare, di qualunque grado, di qualunque ordine sia. Ed esercito e famiglia è proprio uno dei 4 temi che illustrano il mondo dell'esercito. I sentimenti, il momento dell'azione, la solidarietà. E quindi ha un valore sicuramente affettivo, non è solo un valore simbolico, è un calendario in cui traspare l'emozione delle famiglie. E su Calenda Esercito 2014 anche un personaggio ben noto ai più piccoli, Geronimo Stilton, il famoso topo giornalista che mese per mese commenta a modo suo i 12 disegni.
Vestiti, scarpe, biancheria intima, oltre 250 capi destinati a chi ha bisogno, alle famiglie che ogni settimana si rivolgono al Banco Alimentare di Rete Veneta. A volere fortemente questa donazione non è stato stavolta un privato, ma la Guardia di Finanza di Treviso. Il materiale altro non è che la refurtiva di un colpo messo a segno mesi fa. Due i ladri arrestati in quell'occasione. Quando abiti e scarpe sono stati dissequestrati, le Fiamme Gialle, in accordo con il proprietario, hanno deciso di dare tutto in beneficenza scegliendo il Banco Alimentare di Sant'Artemio, che ogni settimana distribuisce mediamente dalle 250 alle 300 borse della spesa a famiglie italiane e straniere. E tutto grazie a voi telespettatori. Grazie all'aiuto di tutti i cittadini del Triveneto, perché noi siamo aiutati esclusivamente dai cittadini del Triveneto. Abbiamo avuto qualche donazione importante, però voi capite bene che riuscire a fare 300 borse per nuclei familiari tutti i mercoledì vuol dire che sono i cittadini che danno, e questo mi fa molto piacere. Abbiamo approfittato di questa circostanza favorevole, premio nulla osta dell'autorità giudiziaria, siamo riusciti a devolvere questi beni, scarpe e abbigliamento alla Onlus, qui rappresentata Dalla signora Tuzzato, per finalità assolutamente filantropiche. Oltre alla spesa, al Banco Alimentare vengono infatti distribuiti ogni settimana anche capi d'abbigliamento e biancheria per la casa. 10 pezzi di abbigliamento più un paio di scarpe tutti i mercoledì. Siamo veramente sommersi da gente che ci porta la roba, ma pulita, ordinata, roba quasi nuova, diciamo, se non addirittura nuova. E perciò questo fa piacere, soprattutto adesso le coperte, le trapunte, gli asciugamani, le lenzuole in flanello, perché i cittadini sono molto attenti a quello che portano. Il tutto poi messo in ordine e distribuito dai 30 volontari. Io sarò anche il motore, ma loro sono la benzina. Il sindaco di Villorba e Povegliano hanno definito che se il referendum sarà fatto il 25-26 di gennaio, il comune nuovo si chiamerà Terralta Veneta. Via libera dalla provincia a Terralta Veneta. Con Lia Piave sono le prime avvisaglie della rivoluzione dei territori nella Marca. Fusioni, unioni, convenzioni, scelte inevitabili per rendere più leggera la pubblica amministrazione. Ma questa fusione cosa porterà in termini pratici alle famiglie di Villorba e Povegliano? Beh, un risparmio di tasse per i prossimi 10 anni di 250 euro all'anno, non mi pare poco. Per avere dei vantaggi economici all'interno del patto di stabilità, ma soprattutto per creare ulteriori economie per dare maggiori servizi ai cittadini a minor costo. Credo che la dimensione ottimale al giorno d'oggi è sicuramente attorno ai 15, 20, 25 mila abitanti. Di diverso avviso gli artigiani, che nei giorni scorsi avevano presentato il loro piano accorpamenti, definendo nei mandamenti e nei distretti sanitari i riferimenti per le fusioni e bocciando le esperienze come Villorba e Povegliano, per ad esempio una grande Treviso. Ma i cittadini di Villorba e di Povegliano non conviene fondersi con Treviso, perché Treviso costa molto di più. Sindaco che risponde così alle proposte del presidente Pozza. La grande Treviso dovrà essere Treviso capoluogo come comune autonomo, attorno 5 comuni da 30-35 mila abitanti che insieme fanno tutte le scelte strategiche che servono per i nostri cittadini, dove mettere l'università, dove fare una zona industriale, dove fare un centro logistico, come sviluppare urbanisticamente l'area, dove far passare le strade. Questo vuol dire grande Treviso, no fare un putpurri e mettere tutto insieme. Ad Arcade il sindaco si prende la responsabilità di salvare lo storico Pane Vin, niente limitazioni a 5 metri come indicato dalla questura, ma più o meno il doppio come accade la sera del 5 gennaio da oltre 20 anni a questa parte. Ho parlato con il signor questore e mi ha detto chiaramente che la responsabilità va in capo al sindaco. Quindi quest'anno quanto alto sarà? Sarà come gli altri anni. Adesso io non voglio dire, il questore mi diceva tu puoi fare, il sindaco può fare un pane vin come vuoi. Io farò un pane vin che rispetti la sicurezza dei cittadini e che rispetti comunque la tradizione comunque arcadese e non solo. Ho fatto oggi un'ordinanza dove impongo a tutti i miei cittadini di non accendere alcun falò dal 23 di dicembre fino al 31 gennaio. Mai come quest'anno quindi il pane vin ad Arcade sarà della comunità, con i tanti che avevano già accantonato tralci e fascine per il proprio falò, convinti o costretti a conferirli in piazza. Del resto non era più possibile sopportare che accanto alla tradizione fosse data la possibilità a qualche furbetto di mandare in fumo anche dei rifiuti. Perché voglio ricordare che i PM10, cari WWF, cari signori che fate i moralisti, sono comunque dati dalle accensioni pericolose che questore giustamente richiama nella sua ordinanza, che vengono fatte tutte le campagne venete nel periodo dei falò tradizionali. E non sono i falò con legna pulita che facciamo ad Arcade che inquinano.
Panevin all'altezza quindi della tradizione, nel segno della sana rivalità tra campanili, pardon, tra municipi. Insomma, ci può dire, ci può svelare insomma quanto sarà alto il Panevin di Arcade quest'anno? Beh, sicuramente come quello dell'anno scorso e poi certamente probabilmente anche più alto di quello di Susegana. Il garage è pieno di refurtiva, attrezzi da giardino, materiale da cantiere, pneumatici, anche le maglie e i palloni rubati al calcio Vedelago e la macchina per il caffè portata via dal centro anziani del paese. I carabinieri hanno denunciato per ricettazione un kosovaro di 25 anni che abita in centro a Vedelago, denunciati anche la moglie, una commessa di 52 anni di Castelfranco e il cugino dell'uomo di 34 anni. Abbiamo rinvenuto numerosissima refurtiva, oltre 1000 i pezzi sequestrati per un valore di 100.000 euro circa. Il giovane a dicembre non si era fermato all'alt dei carabinieri, inseguito e poi fuggito a piedi, aveva insospettito i militari che erano risaliti a lui e avevano ottenuto dalla procura un mandato di perquisizione. Un solo garage ed una sola cantina non gli bastava, ha chiesto al proprietario dell'immobile un'altra cantina sfitta per far contenere ancora la numerosissima refurtiva che è stata rubata nei territori di Istrana e di Vedelago dal febbraio di quest'anno fino agli ultimi giorni. Parte della refurtiva è già stata restituita, i carabinieri invitano chi riconosca materiale che gli è stato rubato a farsi avanti. Signora, posso fare una domanda? Perché lo fa? Ma c'è un perché per ste robe. È una delle benefattrici del Banco Alimentare di Rete Veneta. Lei puntualmente come oggi ogni mercoledì arriva e prima che inizi la distribuzione porta quello che può. Ad accogliere i volontari, ma anche le tante persone che hanno bisogno e chi come oggi sono in fila davanti all'ex teatro del Sant'Artemio nonostante il freddo pungente. Tra loro anche mamme con i piccoli, ma anche tanti papà che pazientemente attendono di entrare. Questo è piccolo. Scene che ogni mercoledì si ripetono non meno di 300 volte. Tante sono le borse della spesa, tanti i volti che chiedono aiuto. Tortellini. Sì, così vedete. Ok. Pizza. E oggi in queste borse c'era qualcosa in più. Pane ancora caldo dal forno di Luca Casarin di Ospedaletto di Strana, ma anche il formaggio del caseificio San Rocco di Tezze sul Brenta, donato venerdì scorso in diretta al Focus. E anche un regalo per i bambini. Devo far pescare dei bigliettini, dopo andare a prendere il regalo e consegnarglielo. Quanti bigliettini hai fatto? 252. Faceva freddo oggi al Banco Alimentare, ma solo esteriormente, perché il calore di questi gesti non può non scaldare i cuori. È solo un pensierino a nome di tutti i volontari e a tutte le persone che tu in tutti questi mercoledì hai aiutato. È proprio è un pensierino, ma te lo diamo con tutto il cuore veramente. Tieni, e buon Natale anche a voi per la tua umanità, guarda, veramente buon Natale, sai. Grazie mille. Trevigiani sempre più poveri e tra questi la novità è che nel scendere nel girone dell'incertezza del fine mese iniziano ad esserci anche operai specializzati e gli impiegati di alto livello, fino ad arrivare a qualche dirigente. Sono le indicazioni emerse da uno studio della CISL nella Marca. In questo fine 2013 aumenta vertiginosamente chi non arriva ai 7.500 euro all'anno ed è anche sensibile l'aumento dei redditi tra i 30 e i 50.000 euro, mentre calano quelli superiori, segno della discesa di chi un tempo era davvero benestante. Che aveva una professionalità era garantito fin quando esistevano determinate professionalità, ma la globalizzazione dei mercati, le nuove tecnologie, i cambiamenti nei prodotti che realizziamo hanno anche cambiato lo scenario professionale dei lavoratori. Quindi è quella che un tempo si chiamava la piccola borghesia che oggi rischia la povertà, legata alla crisi ma anche alla rivoluzione dell'economia. E il futuro, lo dicono i dati, è nella qualità trevigiana. Un aumento del fatturato estero consistente, trascinato da settori importanti per il Treviso, come il tessile, abbigliamento calzaturiero, come il legno arredamento. Ma per la CISL bisogna intervenire sulle tasse e sulla certezza di chi governa e soprattutto... Si tratta di scegliere cosa è possibile continuare a produrre in Italia e come produrlo e cosa invece bisogna abbandonare perché non ha più un mercato. Quindi a oggi potevamo essere clandestini.
Peggiora la situazione della coppia trevigiana che con altre 24 italiane è bloccata in Congo dopo aver adottato un bambino orfano di 14 mesi. Il governo del Congo non gli ha rinnovato il visto di permanenza. Nel pomeriggio c'è stata una riunione fiume in ambasciata a Kinshasa dagli esiti incerti. Di chiaro c'è il segnale lanciato all'Italia. Stanno alzando lentamente, stanno alzando perché non concedere il visto è un atto molto grave. Non c'è nessun motivo per cui non dovrebbero darcelo. E quindi questo vuol dire che si stanno impuntando e secondo noi, la nostra modesta opinione, stanno lanciando un chiaro messaggio insomma in Italia, ecco, perché l'Italia si faccia più attiva. Non bastava la situazione economica che sta imponendo alloggi più modesti e meno sicuri, ora a rischio la permanenza stessa degli italiani, costretti senza visto a restituire all'orfanatrofio i bambini adottati. Ci hanno detto che se anche lo rinnovano adesso, poi a gennaio sono intenzionati sicuro a non rinnovarlo. Quindi capisce che noi non possiamo vivere in questo modo un mese pensando che il 18 gennaio dovremmo ripartire senza i nostri figli. Forte l'appello di Francesca e Marco Morandini alle autorità. È una cosa disumana, non si può. Quindi, come già dicevo i giorni scorsi, mi auguro con tutto il cuore che una delegazione italiana venga qui più presto. Un appello raccolto subito dall'onorevole sindaco di Maserada Floriana Casellato, che ha già fatto pressione sul governo, ma anche dal Veneto, con la regione pronta a fare la sua parte. Segni della solidarietà al Banco Alimentare di Rete Veneta. A portarli i semplici cittadini, che in questi giorni sono i protagonisti dei presidi lungo le strade della Marca. Qui siamo a Resana, dove dal 9 dicembre non si è mai arrestata la volontà di protestare contro la situazione del nostro paese, in maniera però non violenta. Cerchiamo intanto di sensibilizzare il cittadino e alle domande, ma come andrete avanti, cosa farete? Noi rispondiamo che cerchiamo di resistere proprio per dare sempre più visibilità e anche, come dire, un filo di speranza a queste persone che abbassando i finestrini appunto si sfogano per il disagio che provano per la situazione politica che abbiamo oggi. Gente semplice, piccoli imprenditori, operai, disoccupati, studenti, c'è la parte più vera delle nostre comunità attorno a queste rotatorie. Animi che il freddo delle notti non spegne, volontà che non si piegano davanti ad una situazione sempre più insostenibile. E in questa situazione, tra lo sconforto e l'arrabbiato, c'è lo spazio per la solidarietà verso gli altri che hanno ancor meno. La solidarietà comunque è grande. Ci sono persone molto generose che pur di far presenza e anche con la spontaneità ci danno quel che possono ovviamente, però dalla pasta ai biscotti, anche alla carne, piuttosto che la frutta, la verdura, veramente ci stupiamo anche noi. Presidi che comunque, nonostante la manifestazione di Roma che ha sancito una spaccatura, sono più che mai convinti di non fermarsi. Continuate comunque con l'idea di andare avanti oltranza? Assolutamente sì. Scoperti mentre tentavano di rubare il contenuto della cassaforte, hanno immobilizzato due operatrici, poi, una volta presi i soldi, circa 2.000 euro, sono scappati. Paura nella notte alla comunità alloggio Villaggio Solidale di via Fossaggera, a Santa Bona. Tre banditi con il volto coperto, che hanno detto di avere una pistola, si sono introdotti nella struttura dall'entrata principale. Probabilmente puntavano a commettere un furto, ma quando si sono trovati davanti le due operatrici non hanno esitato ad aggredirle e immobilizzarle. Quando sono riuscite a liberarsi, hanno dato l'allarme. Sul posto i carabinieri, che con grande discrezione hanno effettuato i rilievi del caso, si è cercato di evitare di allarmare gli ospiti, una ventina quelli che dormivano l'altra notte nella struttura della cooperativa Solidarietà. In città l'ennesima rapina, si tratti di persone che conoscevano bene la comunità alloggio o di un colpo improvvisato, l'episodio ha destato grande impressione. Particolarmente odioso perché si è verificato in un villaggio solidale, una struttura che di solidarietà, di sostegno per disabili, quindi è particolarmente grave quanto accaduto. Proprio per questo motivo ho deciso di scrivere al ministro Alfano richiedendo l'invio di nuove forze dell'ordine per integrare gli organici che a Treviso sono molto molto ridotti. Dunque è tutto per questa edizione domenicale di TG Treviso, io vi do appuntamento naturalmente a domani con le prossime edizioni del nostro telegiornale e vi auguro una buona serata, arrivederci.